Benvenuti in questo nuovo video della Mod Vita da Svuot. Siamo qua con Trevor e con un collega e stamattina è successo qualcosa che ha dell'incredibile. Due rapinatori hanno fatto diverse rapine in diversi market nel giro di mezz'ora. Hanno usato una 500 Abarth per farla sembrare un'auto civetta della polizia. Infatti hanno installato sirene, lampeggianti. E cosa facevano questi? Rapinavano, scappavano, prendevano questa macchina e avevano strada libera perché le persone sentivano le sirene, le sentivano e quindi giustamente si spostavano. E loro hanno usato questa tattica qui per fare presto, per scappare presto e sono veramente furbi. Però le telecamere sono state più furbe di loro e sappiamo bene che uno è dei Vagos, infatti aveva una canotta con scritto Vagos sulle spalle, quindi noi la prima cosa che faremo questa mattina è andare direttamente lì e cercare di indagare, ma ovviamente ragazzi lì non si può parlare, quindi attaccheremo finché non troveremo la 500 Abarth, perché non ci può essere una macchina così per fare queste cose ragazzi, poi le persone si insospettiscono. Ok, perfetto ragazzi, quindi adesso non ci resta che andare lì dai Vagos e vedere un po' quei maledetti cosa fanno, cosa hanno voglia di fare, soprattutto perché noi li attaccheremo e vogliamo sapere la verità ragazzi, ovviamente, eh? Abbiamo scoperto chi sono e la macchina deve uscire oggi, non me ne frega proprio. Sali con me collega, dai, ti faccio vedere un po' come funziona alle mie maniere, va bene? Allora, sono 1,17 km, perfetto ragazzi, come sempre prenderemo questa, l'Alfa Romeo Giulia quadrifoglio verde civetta della polizia che usiamo ogni tanto per fare queste missioni così. Sono le 18:14 del pomeriggio, di che giorno? Di giovedì, perfetto. Comunque ragazzi, volevo ringraziarvi per tutti quelli che ogni giorno sono con noi live, quindi io vi invito sempre a passare ragazzi perché facciamo sempre belle live, facciamo The Crew, GTA 5, diversi giochi ragazzi, quindi io metto sempre il link del canale dove sono nel post della mia community, quindi andate, venite e passiamo un bel pomeriggio insieme. Ad esempio ieri sera abbiamo fatto dei crew, dei bellissimi viaggi, anche delle bellissime gare, quindi se volete venire, innanzitutto vi lascio il link in descrizione del canale della mia amica, va bene? Venite maledetti, non fate i timidi, venite da me, venite da me. Comunque 250 metri, ok, stiamo veramente calmi che questa macchina non si può rompere, ok? Non si può rompere. Siamo quasi nel territorio dei Vagos, ma ci siamo pure già arrivati, quindi vediamo un po' che si dice ragazzi. Solite gang, solite persone che stanno qui ad osservare chissà perché, per vedere se arriviamo noi della polizia, giustamente ragazzi. E guardate qua che bel casino che c'è, tutti. Alle 18:14 non manca nessuno dei Vagos, ragazzi, non manca nessuno. Poi guardate qua, guardate qua. Sono qui e secondo voi che fanno questi? Fanno brutte cose. Infatti abbiamo diverse vedette, diversi pali, diverse persone che stanno controllando se possono liberamente svolgere il loro lavoro di spaccio, lo sapete, perché questi sono così. E ad ogni angolo ce n'è uno. Ad ogni angolo ce n'è uno, quindi io vorrei farmi per un giro perché questi qua mi devono far passare qua, non me ne frega proprio. Hanno capito già, l'hanno capito già che siamo della polizia. Infatti guardate quello come scappa, scappa perché lo sa
che siamo noi, ragazzi. Questi qua sono furbi. Un Alfa Romeo Giulia con rifoglio verde e bianca. Sei proprio un poliziotto, quindi già lo sanno, ragazzi. Però io il giro me lo faccio lo stesso. Devo capire, non me ne frega proprio. Io sono libero di passare. Lo so che mi avete visto. Lo so bene che avete capito chi sono. Io vi romperò le scatole oggi a voi, eh. Qualcuno di voi dovrà parlare oggi. Ok, quindi adesso noi ci fermiamo, ragazzi, e attacchiamo un po', va bene? Attacchiamo un po'. Quindi, mo facciamo una bellissima cosa, ragazzi. Spariamo come se non ci fosse un domani. Ci mettiamo qua, scendiamo e ci prepariamo al grande massacro. Finché non esce quello con la 500 Abarth. Perché sono convinto che quella macchina è qui. Vieni con me, vieni. Vieni con me e preparati. Venite. Ora mi metto proprio in prima. Voglio vedere cosa fate. Però con un'arma diversa. Ok, ok. Anche dietro, collega. Vai. Oh mio Dio. Mi hanno teso un'imboscata. Quindi ce n'erano ancora di questi. Ce n'erano ancora. Venite. Venite. Tanto siete finiti adesso. Grande, l'abbiamo preso in testa. Grandissimo, Trevor Phillips. Vai, ragazzi, mo riprendiamoci la vita. Ripristiniamo la vita, che qua stiamo morendo. Infatti guardate come cammina. Oddio, ragazzi, ecco la macchina. Ecco la macchina. Ecco la macchina. Dobbiamo inseguirli. Dobbiamo inseguirli. Ho visto la macchina, ragazzi. Ho visto la macchina passare. Ho visto la macchina passare, questa, ragazzi. E stanno anche cercando di difenderla. No. Scappiamo. Dobbiamo inseguirla, ragazzi. Eccola lì la macchina. Dobbiamo cercare di fermarlo, ragazzi. Dobbiamo fermarlo. Ecco la 500 Abarth. Sta scappando. Quindi abbiamo capito che è lui, questo. Infatti le persone neanche ci sono in giro, perché hanno visto che c'è una sparatoria in corso. E quindi sono tutti quanti scappati in casa oppure in altri posti. Comunque è abbastanza veloce quella macchina, eh. Io sono a 120 e non lo prendo. Fermati, maledetto, o sparo. Cosa vuoi fare? Fermati o sparo. Ok, ha fatto un incidente. Voglio proprio vedere cosa fa. Voglio proprio vedere cosa fa. Tanto comunque è impossibile che ce la fa. Fermati, fermati, lo devo sparare, io lo sparo, non me ne frega proprio, io lo sparo a questo, eh. Non si sta fermando e mi sta rovinando la macchina. Va bene, vuoi il colpo in testa, ti buco prima le gomme innanzitutto. Dai che mo rimani a piedi, maledetto, mo rimani a piedi. Ragazzi, forse si è fermato e quindi si merita pure un bel colpo in testa questo. Finalmente abbiamo la 500 Abarth che hanno usato per fare le rapine. Infatti guardate qui, tutta modificata. Cioè, incredibile, ragazzi. Però questo qua non ha avuto neanche il tempo di mettere il lampeggiante qua sopra, che non ce l'ha fatta proprio. Ed è anche per questo che non è riuscito a fuggire. Tanto facciamolo un attimo uscire da qua, questo. Vai giù. Vediamo un attimo gli interni come erano fatti. Vabbè, tranquilli, normali. Però le uniche cose che erano importanti erano le sirene e tutto. Però l'abbiamo fermata questa banda, finalmente, ragazzi. Perché una macchina così non ci può essere. Non può esserci una macchina della polizia che fa queste cose. Quindi è stato meglio anche fermarli. Maledetto Vagos, volevi fuggire. Volevi fuggire. E niente, ragazzi, questa è stata una missione un po' particolare, in attesa di sapere dove sono finite Amanda e Tracy, perché non lo sappiamo neanche noi. E poi non appena
comunque ne capirò qualcosa, sicuramente faremo un video anche con loro. Però stavolta finirà, perché dobbiamo arrestarle o ucciderle. Comunque dai. Bene, quel che finisce bene, li abbiamo arrestati, ragazzi. Quindi il video può finire qui. E noi ci sentiamo ad un prossimo episodio. Ciao ragazzi.